L'uccello è libero, è il primo tweet ufficiale da capo di Twitter di Elon Musk, il magnate sudafricano naturalizzato americano, che ha concluso la trattativa per l'acquisto della piattaforma. L'accordo è stato ratificato nelle scorse ore sulla base di 44 miliardi di dollari, dopo che nello scorso aprile c'era stata una prima stretta di mano. Nel mezzo ci sono state settimane di battaglie legali con i vertici della compagnia. Alla fine l'ha spuntata il fondatore di Tesla. Una prima rivoluzione c'è già stata. Fonti anonime avrebbero riferito al Washington Post che Musk avrebbe subito cacciato una serie di top manager. Si tratterebbe di Parag Agrawal, il Chief Financial Officer, e vari responsabili. Quali saranno le prossime mosse del nuovo proprietario di Twitter? Presto per dirlo. Fatto sta che dopo aver dato il via ad una battaglia legale affermando di voler recedere dall'accordo raggiunto ad aprile a causa dell'eccessiva presenza di account falsi e spam sulla piattaforma, Musk è tornato sui suoi passi dall'inizio di ottobre, confermando di voler portare a termine l'operazione ed evitando l'udienza che si sarebbe dovuta tenere presso la Corte di Cancelleria del Delaware. Le parti avevano stabilito che oggi sarebbe scattato l'ultimo giorno per definire l'accordo.